Come ente di promozione sportiva, in questo caso la WISP al nostro bando e diventa quindi attore importante della formazione per tutte le associazioni che aderiranno, mi auguro numerose, sul territorio piemontese. Buongiorno a tutti e a tutti. Sì, come diceva l'assessore, è vero, lo sport è un potente mezzo per cambiare, formare, educare, migliorare la società in cui viviamo, aggregare, coinvolgere, ma anche no, perché in quanto strumento fortemente aggregante può trasmettere valori positivi, ma allo stesso modo anche valori negativi. Può contribuire a produrre cultura, ma anche a distruggere modelli culturali importanti. Quindi è fondamentale nello sport la formazione per raggiungere obiettivi e valori di tipo positivo e soprattutto per includere. Perché WISP? WISP ha partecipato a questo bando perché è una delle associazioni nazionali iscritte al registro delle associazioni che lavorano con gli stranieri. È un po' nel nostro DNA, noi siamo nati 70 anni fa, quest'anno festeggeremo i nostri 70 anni. La prima mission del WISP è stata quella di portare alla pratica sportiva e affermare come diritto lo sport per le classi più deboli, per i lavoratori, no? E poi a seguire per chi era emarginato, le donne, perché insomma, non era ancora oggi, sono problemi, ma ce n'erano molti di più in passato e ne abbiamo lavorato tantissimo sullo sport al femminile, le disabilità. Gli immigrati meridionali al nord, perché i nostri primi campionati di calcio a Torino erano campionati con tantissime squadre di immigrati che avevano il problema di integrarsi, di essere accolti e di essere inclusi nell'attività. Quindi è un'esperienza che noi portiamo avanti da anni, questa, di includere e di capire come accogliere nel migliore dei modi. È per questo che abbiamo maturato, abbiamo anche condotto, in base alle nostre esperienze, perché comunque la formazione degli allenatori in questi anni sull'accoglienza e l'inclusione come dire, si è sviluppata poi sul terreno della ricerca, del confronto, del rapporto con altre entità, con le istituzioni e continuiamo a condurre un lavoro di ricerca che abbiamo rifatto per questo corso di formazione che abbiamo rinnovato, per capire come innanzitutto avvicinare alla formazione, perché ci può essere un bellissimo progetto di formazione, ma se poi questo progetto di formazione non viene snobbato dagli allenatori, dagli istruttori, dagli educatori, dai dirigenti di società sportiva, perché loro che devono esserci, il progetto rimane sulla carta. Bisogna trovare anche il modo per far partecipare i tecnici, i vari volontari, chi è impegnato nello sport e alla formazione, per rendere la formazione stimolante e appassionante, per trasmettere la cultura dell'inclusione, perché un allenatore che accetta di formarsi è perché vuole includere, no? E quindi c'è anche questo presupposto che non è da trascurare. Quindi niente, quindi abbiamo lavorato ad un programma che adesso vi faccio vedere. Faccio scorrere, ovviamente il corso è rivolto sì a tutto il mondo sportivo e auspichiamo che è capillare perché poi il nostro lavoro come ente di promozione sportiva è un lavoro capillare perché siamo presenti in tutte le province della regione, quindi il corso, i moduli verranno replicati in ogni provincia e nelle province grandi come Cuneo e Torino ci saranno più appuntamenti e quindi in zone diverse per coprire tutto il territorio. Ecco, questo è il titolo, Corso per la formazione di coach sportivi antidiscriminazione sul territorio della Regione Piemonte. La storia dell'UISP sull'inclusione è fatta di tantissimi progetti, questo non è il primo, perché è importante anche capire come siamo arrivati a questa formazione. Beh, a Torino gestiamo un progetto che è famoso a livello nazionale perché continua a rimanere unico, che è quello della piscina al femminile, che è la piscina che aggrega tutte le donne e quindi anche le donne musulmane. Organizziamo ogni anno in Emilia-Romagna il Mondiale di razzisti, ai quali partecipano squadre che arrivano e tifoserie da tutto il mondo.
A Torino c'è un altro progetto che nessuno fuori gioco, che è rivolto ai bambini dei campi Rom. Lavoriamo a un progetto europeo da anni, che è il progetto Mimosa, qua mi fermo, gli altri li potete vedere, però c'è una lunga esperienza sulla quale noi continuiamo a lavorare e a confrontarci.